Amici di Poker Italia 24, benvenuti al Billions Luxury Gaming Hall per il Billions Christmas Charity. Il saluto di Maurizio Caressa e Riccardo Lacchinelli. Vamos! Caro Riccardo, 5.000 euro in palio per una causa benefica per costruire un ospedale in Uganda a favore di una onlus, il Caprifoglio. 9 protagonisti del mondo dello sport e dello spettacolo, ma soprattutto 4 belle donzelle bellissime che abbiamo imparato a conoscere nella puntata precedente. Una purtroppo ci sta per lasciare perché è rimasta solo con 250 ed è questa rischiamo signorina di perderla, inquadrata in questo momento, Carolina Marconi, che le mette tutte ovviamente. Fisichella senza pietà. Ah, isola, no, attenzione, isola. Bene, 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 bene. Questo ci dà delle possibilità. Delle possibilità. Aspetta, diretta le 8 qua. Posto 4 fold. Secondo me diletta la prima mano che gioca, poi esce. Non so, non è Fisichella è il mio favorito tecnico di questo torneo, sì, perché è quello che ci tiene di più. È un po' il pupo degli altri charity. Ti ricordi sì, pupo sì, quando esatto. Proprio voleva vincere? Showdown. Bel ragazzo anche lì. Certo, questo sì, non lo giochi e questo è il piatto centrale. Piatto centrale, Candelà è dentro. Dama 4, asso 8. Flaherty è l'unica essere all-in, a rischio eliminazione, si balla, Candelà li può sbocciare tutti e due. Non li sboccia, non male per Flaherty. Monster qua, flop per Flaherty, che ha preso 4 quinti. Attenzione, adesso sale Liotti perché ha l'asso buono. C'è mezzo mazzo, ah, ma non chiude niente. Flaherty purtroppo è fuori, vince il piatto Liotti, che lo vince anche contro Candelà. Main pot e side pot ha fatto bingo, incredibile, dopo il monster flop per Flaherty c'era più del 50%. Un miliardo di carte, mezzo purtroppo mazzo. Ci lascia, ci dispiace, le signore sono peccato, molto dispiaciute. Peccato, peccato. Ci è piaciuto anche tecnicamente come buona serata, andiamola a sentire qua da Filippo. Allora Lorenzo, primo eliminato di questo sit, com'è andata? Raccontaci un po'. Beh no, è andata bene, se rifletto sul fatto che è la prima volta che partecipo a un gioco così e per cui a un tavolo, per cui sono contento insomma di quanto è durato diciamo. Comunque ti sei divertito? Tantissimo, mi sono divertito, ho incontrato anche degli amici, molto... molto molto piacevole. Ha giocato bene sì. la Leotta qua ha mandato via, sì, era a rischio massimissimo tipo. Tutti asso K, all in. Brava, all in. Fold qua, c'è puzza di zubini. Call showdown, call della Camassa 7500. 9-10, due carte vive, non è tanto indietro, 65-35, no, vedete le gioca, probabilità, si balla, asso OK deve evitare la Camassa, deve centrare un 10 o un 9 per rimanere dentro, niente. Beh, però jack, sono gente che jack 6, 10 o 9, jack 6, 10, 9, niente, abbiamo perso la Pamela. Quindi non si concretizza le zappe annunciate. Eh no, ma lo sai che la Leotta è quasi pari se non sopra Fisichella. Sono lì, 45.000. Sì, sono lì proprio perché 10.000 a testa, no, per 9, 90.000 in gioco. Pari stack. Siamo dispiaciuti. Mi sembra ti chiami Pamela Camassa, giusto? Sì, presente. Com'è andata? Raccontaci. Benissimo, sono arrivata a terra. Quante volte ti ho detto che da bottone rimasti in tre devi rubare il piccolo e il grande buio? Intanto io sono arrivata terza, tu non lo so. Ah, e quindi ti accontenti della terza posizione? Beh, vogliamo pure dire che quando presento io i tavoli televisivi te non ci sei mai. Te lo credo, quando mi porti sfiga. Io ti porto sfiga. Sì, perché ogni volta che non c'è la Camassa che intervista io arrivo, come mai? Si vede, io sono a fare altro. Io invece ti porto fortuna. È vero, tu mi porti fortuna. Sei arrivata terza. Sì, però casualmente mi ha portato fortuna. Però quante volte ti ho detto... No, scherzo. Dai, la prossima volta da bottone cosa fai? All in. Ridono e scherzano, però gliel'ha cacciata lì Pamela, ha detto, si vede che sono a fare altro, gli ha detto. Non si sa cosa. Entrare troppo nei dettagli. Io non vorrei mettere le pulci nell'orecchio di Filippo, però insomma, vabbè va. Ci dispiace per Pamela e Zapp, partono alla pari.
Fisico contro Diletta Leotta. Qua Fisico potrebbe provare, io mi infilerei un attimo gli stivali da pesca, perché solo call race 9000, io avrei fatto solo vabbè, si gioca, dai. All in call istantaneo, 3-3 contro Asso Donna, attenzione, potrebbe essere la mano decisiva questa. Super coin, coin flip Asso Dama. Eh beh, questo è il coin flip decisivo, eh? Sì, però secondo me lo vince Fisichella, Maurizio, che è troppo, ha rannato troppo. Si balla! Niente, si apre il 10 anche per Fisico, ma tengono i 3. Tutte le carte alte. Niente, non si pareggia il board, precipita Fisichella, la Leotta. Potrebbe avvicinarsi alla vittoria. River. Tengono i tre della Leotta, incredibile, ha zoppato Fisichella che rimane con gli spiccioli. Vince lei per allora, la merenda, il pot era da 50.003. Fisichella rimane comunque con un po' di soldi. Ah ok, quindi 50-40, è ancora dentro 1.500-3.000. Intanto i bui non c'è ante, ricordiamo small blind è anche il bottone nelle zap. Parla primo preflop, ma sarà in posizione dopo il flop. Ricordiamo, primo premio, 5.000 euro da devolvere alla Caprifoglio Onlus per la costruzione di un ospedale in Uganda, causa benefica per la quale si sta giocando questo bellissimo heads up. Ha cambiato marcia però la Leotta qua. Sta pensando quanto rilanciare. Tutti. Dici no. Tutti. 8-9.000. 10.000. 10.000. Un po' lunga. Tu con l'Olin è rimasto con gli spiccioli, Fisichella. Nella nostra sintesi li devi mettere tutti. Non lo vedo bene ormai. Sono 7.003. Showdown. Showdown è coperto anche a picche. Fisico, purtroppo per lui, la Leotta a un passo dalla vittoria e dalla leggenda. E dalla leggenda, eh. E Mamma noi, se vince una donna, siamo contentissimi. Claro che sì. Niente, tengono asso 7 per la Leotta, 6 o 10 per Fisico. Niente, 6 o 10. Bianchissimo il turn. River. Vince Diletta Leotta dal Asso Billions 7. Roma, è tutto per questo Billions Christmas Charity. Il saluto di Maurizio Caressa e Riccardo Lacchinelli. Buon Natale, vamos! Vai Diletta! Siamo arrivati alla conclusione di questo divertentissimo sit. Complimenti innanzitutto al secondo classificato, amico, nonché Giancarlo Fisichella. Un applauso. Complimenti. Grazie mille. Sei arrivato come sempre, come nella tua vita, sempre sul podio alla fine. Eh? Certo. È mancato il sorpasso finale. Comunque, complimenti ancora. Grazie di essere stato. Ma complimenti soprattutto a Diletta. Grazie. Complimenti, un applauso a Diletta. Grazie. Complimenti. Mua. Però Diletta, ti devo dire una cosa, sì, questo sì. Maglioncino mi ricorda un po' qualcosa o qualcuno. Bravo, hai ragione. Vero? Hai ragione. Quindi infatti, diccelo, chi te l'ha regalato questo Flavio, maglioncino? Flavio, infatti. Flavio Ferrari Zumbini. Mi ha portato fortuna, ma soprattutto mi ha fatto lezioni lui, quindi si è vinto un merito. Grazie. No, anzi, direi il 70% è grazie a lui. Diciamo che lui è uno dei numeri uno qui in Italia, no? Sì. Ok. Comunque per noi è sempre un piacere quando il Poker Texas Hold'em si unisce a delle manifestazioni di beneficenza e infatti per questo innanzitutto in rappresentanza del Billions abbiamo qui Stefano Francolini. Buonasera. Ciao.